Vediamo adesso lo svolgimento dell'esercizio sull'osservatorio Lemberg e in particolare mi soffermo solamente sull'ultima parte, e cioè sulla implementazione dell'osservatorio Lemberg per stimare lo stato del sistema dinamico dato dal circuito RLC. Va bene? Allora, noi abbiamo già lavorato su questo circuito perché lo abbiamo già generato per fare delle simulazioni, per cui abbiamo un po' già visto il tempo finale della simulazione, passi campionamento, e per cui possiamo direttamente progettare il controllore, l'osservatore, chiedo scusa. La prima cosa che io, diciamo, faccio è quella di caricare i dati. Carico i dati e voglio vedere che faccia hanno questi dati. Allora, io prendo qui e eseguo quelle righe di comando, ovviamente non dato errore, eseguo quelle righe di comando che sono nei lucidi. Va bene? Ora, proprio qua perché avevo scritto, anche se secondo me anche questo adesso, Ctrl C da un PDF, secondo me non gli piace, infatti. Però un attimo solo, facciamo. Allora, non lancio subito il comando perché vi voglio far vedere una piccola cosa. Allora, questi sono. Perché che cosa c'è adesso che non mi piace? Ma sempre c'è sempre uno che. Allora, un attimo solo che. Text scan non mi piace perché questo qua sto mettendo degli spazi dove non li devo mettere. Allora, con un po' di fatica, ma ce l'ho fatta. Allora, io che cosa vi voglio far vedere adesso? Perché, diciamo, ho caricato i dati senza lanciare subito il programma. Questi dati sono stati acquisiti con un sistema di acquisizione. C'è stato un generatore di segnale che ha prodotto un'onda quadra e poi ho acquisito i dati. La prima cosa che voglio vedere è la qualità dei dati, cioè io questi dati non li ho acquisiti materialmente, li ho chiesti a un collega che aveva in quel momento davanti a sé proprio un circuitino RLC per altri motivi. E vi faccio vedere cosa mi è arrivato. Allora, ho queste tre colonne, adesso ho dato il nome dammi perché non sono quelle definitive per qualche motivo. Allora, vediamo un po', se io faccio un plot, questo qui dovrebbe essere il vettore tempo. Allora, in questo momento, se io faccio solamente il plot di un vettore, il MATLAB nell'asse delle ascisse sta semplicemente mettendo diciamo, il numero dei campioni, nell'asse ordinate mi sta dando il valore del vettore, per cui questo dovrebbe essere un tempo. Però c'è qualche cosa subito che suona molto strano in questo vettore tempo. Allargo la finestra, guardate. Va da meno 6 per 10 a meno 3 a meno 5 per 2 per 10 a meno 3. Allora, per qualche strano motivo, questo tempo è un tempo che ha valori negativi, però sono comunque crescenti. Allora, sono andato dal collega, ho chiesto spiegazioni e va bene, vuol dire che diciamo, era una caratteristica, un bug, un problema, non lo so, però il vettore dei tempi a meno di una traslazione è coerente, per cui questa è una prima sorpresa. Un'altra cosa che si può verificare quando voi avete dei dati è che non sono acquisiti in tempo, che non sono acquisiti con un passo di campionamento costante. Allora, vediamo se questo è vero anche per questo. Che cosa faccio? Stampo plot di diff del vettore tempo. Per cui quello che io vedo è
un vettore, se vedete, diciamo, questa striscia completamente blu, in realtà è semplicemente il fatto che MATLAB sta disegnando evidentemente, diciamo, dei campioni che saltano e quindi apparentemente sembra una striscia. Quindi io faccio una bella cosa, zoomo e vedo, sì, effettivamente è così. Cioè lui effettivamente sta misurando questo 4, diciamo, un treno di 0, 2 per 10 a meno 7, e qui c'è 3, un treno di 9. Quindi questa qui è una questione di arrotondamento. Possiamo considerarlo costante? Sì, lo consideriamo costante questo passo di campionamento. Ok? E poi a questo punto, quindi io che cosa faccio e che cosa ho fatto nel mio file? Definisco a questo punto un vettore tempo e lo definisco traslando rispetto all'istante iniziale. Va bene? E questa è la prima cosa. Dopodiché io ho un ingresso e un'uscita. Vado a stamparmi il mio bravo ingresso e questo è quello che ottengo. Ok? Allora, questo è il mio ingresso. Io avevo chiesto un'onda quadra, però siccome il generatore segnale alla fine non è completamente disaccoppiato dal sistema, quello che ho ottenuto è questo. Va bene, tanto io devo fare la stima dello stato per qualsiasi valore dell'ingresso. L'onda quadra mi faceva più piacere perché per me è più facile leggerla, perché stiamo facendo un esercizio, un corso. Però, come dire, non è assolutamente un problema di tipo teorico. A lavorare, anzi, io devo lavorare con un segnale qualsiasi. Va bene, è più facile per lui leggerlo se fosse un gradino oppure un'onda quadra. Ok, allora questo è il mio segnale di ingresso. Ovviamente, vabbè, non ho scritto l'unità di misura, ho fatto un plot veloce, però questo è in volt e a questo punto questo è il tempo in secondi. Ok, adesso faccio la stessa cosa con l'uscita. E questa è la mia uscita. Allora, io adesso, diciamo, noto qualcosa che non mi piace. Guardate, è abbastanza difficile da notarlo, però alla fine sono cose che riguardano semplicemente il nostro sistema e il fatto che noi dobbiamo un po' riflettere sulla fisica del nostro sistema. E qual è il problema che io noto? Così è difficile. Me li stampo tutti e due contemporaneamente, ingresso e uscita, e vi faccio vedere che c'è qualche cosa che non ci piacerà. Allora, che cosa è che non mi piace di questo segnale? Allora, non mi piace e lo posso sapere solo conoscendo la fisica del problema. E va sempre, tra virgolette, analizzata, studiata, bisogna sempre riflettere su cosa rappresentano i segnali. Guardate, a regime il nostro sistema ha l'uscita che deve essere uguale all'ingresso, perché se noi pensiamo al nostro circuito RLC, quando c'è un segnale costante, le induttanze sono dei cortocircuiti e le capacità sono dove si aprono. Per cui solo sapendo, facendo dei ragionamenti sul mio sistema, posso capire che qui c'è stato un problema in acquisizione dei dati e che quindi il mio, diciamo, sistema di acquisizione ha un offset. Banalmente ce lo levo, sto facendo esercizio, non è che non vado a rifare esperimenti e cose, lo levo. Va bene? Quindi questa è una scemenza, però queste scemenze sono quelle che poi sono quelle ingegneristiche, nel senso che vengono un po' dall'uso degli strumenti, dalle esperienze e così via. Però devo sempre conoscere il modello. Quindi in realtà io, nella mia funzione, che cosa ho fatto? Il vettore tempo, un attimo, forse devo ingrandire un po' il font, un attimo solo. Nella mia funzione cosa faccio? Il vettore tempo lo traslo rispetto all'istante iniziale. L'ingresso va bene e l'uscita invece la traslo per questo offset di tensione che c'era nell'acquisizione dei dati.
Ok, fatto questa cosa e ora diciamo ve l'ho fatta vedere e ora diciamo commentiamo insieme l'implementazione. Io ho fatto tutto quanto a riga di comando, voi avete fatto in simile in cui perché è più semplice, va bene, però in questo caso sono rimasto a riga di comando. Allora, io ho il mio tempo, il mio modello matematico. Guardate, modello matematico, dove sta? Ma questo è quello lì che abbiamo utilizzato, quello che abbiamo utilizzato sempre. Ok? Adesso che cosa faccio? Questo è il mio bravo osservatore. In realtà c'è il punto e virgola. E poi, ah sì, lo uso perché mi serve per il calcolo matrice. Visualizzo gli autovalori di A, calcolo, beh, gli autovalori desiderati, in questo caso li prendo due volte quelli reali, sono tutti e due asintoticamente stabili, quindi a parte reale è strettamente minore di zero, quelli del sistema da osservare, quindi moltiplico per due vuol dire che voglio un sistema che è due volte più veloce. Questo è quello che abbiamo anche visto in esercitazione. E poi calcolo il guadagno. Il guadagno l'ho calcolato proprio con la formula di Ackermann, però vi ho detto che potete usare tranquillamente anche il comando place di MATLAB o qualsiasi comando di pole placement. L'importante è che sappiamo che noi dobbiamo verificare l'osservabilità del sistema. Quindi calcolo la F e faccio la verifica sugli autovalori di E. Perfetto. Definisco il mio sistema in spazio di stato e in questo caso, diciamo, questo è semplicemente data la matrice dinamica, perché poi io che cosa faccio? Metto la matrice di ingressi pari alla matrice identica e cambio gli ingressi mettendo insieme U ed Y. Questa è una cosa che devo fare io perché sono rimasto a riga di comando, però in simulink non è necessario. La matrice delle uscite C è la matrice identica in maniera tale che io posso avere tutti e due gli elementi dello stato e D non c'è. Ok, allora questo è il mio ingresso. A questo punto carico i dati. Il mio ingresso tiene conto di tutti e due, quindi sto sommando istante per istante il vecchio ingresso con la rotazione, con la Y, e poi faccio la simulazione. La simulazione del mio sistema sollecitato da questo ingresso con questo vettore del tempo. La riga di comando 45 è quello che voi state facendo in Simulink. Questa è un'alternativa, va bene? Poi faccio una cosa molto banale, diciamo la traspongo perché così è consistente con i miei plot. Ok, e allora a questo punto io direi che posso anche eseguirlo. Che cosa faccio? Allora, prima di tutto, la figura numero 1, faccio sempre un plot dei dati, va bene? Questi sono, diciamo, lo stesso codice che ho utilizzato per generare le immagini che ho messo nelle slide, per cui queste sono quelle che già abbiamo già commentato nella lezione teorica sull'osservatorio di Gutenberg. Questo abbiamo U in volt, Y in volt, ingresso uscita, e c'è poco da dire. Chiedo scusa, l'ho combinato. C'è poco da dire, questi sono i dati. Ok, adesso li sovrappongo, vi faccio vedere che il fatto che siano sovrapposti vuol dire che ho, diciamo, rimediato al problema dell'offset di tensione e possiamo anche apprezzare un'altra cosa sovrapponendoli. Possiamo apprezzare che sono ben sincronizzati i dati, nel senso che quando c'è il fronte di salita dell'onda quadra, c'è anche, diciamo, la risposta al gradino dell'uscita. Quindi qui, diciamo, non ho novità, questo è ingresso-uscita, tutto a posto. Mi faccio uno zoom, quindi sempre guardando gli stessi dati. Ho fatto dei plot diversi, ma questo è uno zoom, e posso apprezzare anche, diciamo, la quantizzazione del strumento e il rumore. Ok, questi sono i miei dati, tutto bene. E a questo punto cosa disegno? Disegno l'uscita dell'osservatore. Adesso possiamo fare anche qualche altro commento. Quindi che cosa ho qua? Nel grafico in basso ho, diciamo, l'uscita misurata in rosso e l'uscita stimata in verde. In effetti sarebbero proprio x con 2.
E nel grafico in alto ho la stima di x con 1. È un solo plot perché non ho nessuna informazione sull'x con 1 vero, io ho solamente y, va bene? Ora, mi piace o non mi piace questa stima? Beh, se io guardo, chiaramente è una stima, posso zoomare, è una stima che mi sembra abbastanza, diciamo, accurata. Ho un errore nel transitorio, l'uscita è pulita nel senso che sto filtrando anche il rumore di misura in frequenza più alta rispetto alla banda dell'osservatore, potrei essere già soddisfatto. Qui noto proprio anche il transitorio iniziale dalla stima iniziale 0 a un valore diverso da 0 per la corrente. E, ok, allora proviamo però. Qua avevo fatto, diciamo, semplicemente lo zoom iniziale. Proviamo però a velocizzare questo osservatore. Cosa voglio fare? Poiché, diciamo, questa è una simulazione con dei dati caricati, se faccio degli errori non succede nulla, io allora voglio portare questa cosa fino a, diciamo, all'estremo, fino a sbagliare la progettazione. Le prime figure sono le stesse perché sono i dati, quindi li posso cancellare e questo qua è la mia simulazione. Allora, che cosa osservo adesso? Prima di tutto zoomo sulla uscita e posso, mi prendo solamente la risposta indiciale, ve l'ho detto tante volte, questo è un mio difetto, però la risposta indiciale per me è, diciamo, un modo dal punto di vista didattico, diciamo, molto, molto efficace per vedere che cosa succede. Dal punto di vista pratico, a volte si può, diciamo, utilizzare un riferimento al gradino, a volte no, perché, diciamo, per quando le discontinuità non piacciono, per esempio, i sistemi meccanici. Allora, guardiamo adesso questo segnale. È un segnale ancora pulito. Pulito vuol dire che io non mi sto portando in banda il rumore di misura ed è un segnale che ha un errore rispetto a quello precedente, si vede a occhio, potrei fare delle metriche, ma si vede a occhio, ha un errore che è veramente basso. Va bene? Per quanto riguarda la stima, della corrente, si comincia a vedere, diciamo, un pochino di rumore dovuto alla quantizzazione, però stiamo parlando di grandezze che sono veramente minime. Per cui a questo punto no, non so se è l'ultima, continuiamo. Questa era 5, facciamo 50, esageriamo. Boh, non so se stiamo esagerando, magari può essere più 50. È un valore appropriato. Allora, 50 volte io comincio a vedere che nel grafico in basso non si vede neanche più la linea rossa che è quella delle misure. Zoomo e che cosa osservo? Osservo che praticamente la mia stima è praticamente sovrapposta alla misura. Io sto portando in banda anche il rumore di misura, sto inseguendo anche il rumore di misura. Questo per quanto riguarda la componente che in questo caso è misurata direttamente. Cosa posso dire sull'altra componente? Niente. Cioè io non posso dire se questo è corretto o meno, ma vedo che c'è molto rumore. E poi c'è stato anche, diciamo, un bel picco iniziale perché all'inizio c'è un errore grande. Ok? Per cui 50 mi sembra già eccessivo come progettazione, vuol dire che ho portato dentro il rumore degli strumenti di misura e la mia dinamica, diciamo, del sistema era già dentro per valori più bassi. Se poi faccio 100, vedo che sto ancora aumentando questo fenomeno della, diciamo, dell'amplificazione del rumore di misura sulla componente non misurata. Bene. Amplifico il rumore di misura dalla componente misurata, lo trasmetto anche alle componenti non misurate. Va bene? Per cui è un progetto in questo caso fatto male. Ok, per cui diciamo se io dovessi a questo punto concludere la mia progettazione, mi fermerei a questo 5 che è quello che ci ha dato
che ho fatto, ok, che è quello che ci ha dato dei risultati che probabilmente sono, diciamo, quelli migliori dal punto di vista dinamico. Quindi questo è, diciamo, lo svolgimento di questo esercizio. Interrompo la registrazione, ditemi se avete